E ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire lo spazzolino Philips Sonicare serie 3100, acquistato su Amazon ad un prezzo di 39 euro, quindi guardate qui nel link in descrizione del video, perché questo modello in particolare passa molte volte appunto in sconto. Allora andiamo a vedere un attimo quelle che sono le caratteristiche dello spazzolino. Questa è la confezione. Come vedete ci sono già scritte un po' delle caratteristiche, come anche sul retro. Andiamo a spacchettare e vi racconto un po' appunto che cosa, le caratteristiche che possiede. Allora, vi dico già, mentre spacchetto, che la durata della batteria promessa è di 2 settimane, 14 giorni. Abbiamo un foglietto illustrativo. Come funziona? Si va ovviamente a la prima volta a caricare tutto lo spazzolino sulla base di ricarica che, come vedete, è compresa. In questo caso non c'è un attacco diretto che va una spina che va alla parete, appunto, ma c'è un'uscita USB. Quindi in questo caso si deve avere un alimentatore. La base di appoggio, come vedete, c'è anche dei gommini per non scivolare, anche se devo dire la verità, almeno su questo tavolo sembrerebbe scivolare, però ci sono i gommini. Quindi si va semplicemente ad appoggiare lo spazzolino, che come vedete è compatto, contenuto, e lo spazzolino per la prima volta si va a ricaricare completamente. Una volta caricato andate a mettere la testina, che come vedete è inclusa. In questo caso il vantaggio di usare testine originali e non di marche secondarie è il fatto che c'è questa funzione che vi riconosce tramite una specie di sensore, credo, di contare i vari lavaggi, i vari utilizzi che voi fate, e in questo caso vi avvisa quando si deve cambiare la testina. C'è proprio come vedete, sulla base ci sono questi due indicatori. Uno in basso vi indica lo stato della batteria quando lampeggia di arancione e scarico lo spazzolino, mentre sopra vi avvisa quando dovete cambiare la testina perché è consumata. Andate semplicemente a incastrare al di sopra, caricate tutto lo spazzolino e poi potete utilizzarlo. Comodo anche la copertura di plastica. Come vedete la forma si mette a fuoco, vi permette di lavare bene tutta la parte dei denti. Non dovete applicare troppo forte lo spazzolino contro le gengive e i denti, ma non vi preoccupate, perché nel caso vi avvisa, è intelligente, vi avvisa con un segnale se state applicando troppa pressione. Ecco il tasto di accensione, è in gomma. Andiamo a accendere. È veramente silenzioso, nel senso è minimo il rumore. La testina vibra e vi permette appunto di lavare i denti in modo efficace. Allora, due caratteristiche direttamente dal sito: 31.000 sono i movimenti dichiarati, la funzione brush sync è quella che vi parlavo prima, che vi ricordo quando la testina è da sostituire. Bene, la recensione termina qua, vi do appuntamento alla prossima review, link in descrizione del prodotto, ci sono diversi modelli, questo è ovviamente quello che vedete nel video, vi lascio proprio il link preciso. Per chi lo volesse di un altro colore, è disponibile anche rosa, colorazione rosa, e anche colorazione black nero. Alla prossima review.